Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao, grazie per avermi invitato. Oh, la capa è sempre rezza comunque. Sì, diciamo che il tempo non ha ancora fatto appassire questa capigliatura. No, caspita. C'è qualche filo bianco, no? Voglia, sì, okay. Però li porto con molta fierezza, perché da piccolo ero un fan di Branduardi e diciamo la mia meta è quella. Grande. Hai avuto modo di incontrarlo poi nella tua carriera? Sì, ho avuto modo di incontrarlo e io lo ricordo come la prima persona che mi ha dato fiducia del mondo della musica, perché a un certo punto ha duettato con me tantissimi anni fa. Insomma, poi si è preso anche abbastanza spazio sul palco perché è un grande musicista. Lo ricordo con molto piacere. Senti, noi abbiamo festeggiato l'uscita del tuo disco come se fosse, che ne so, il ritorno di un amico che era andato in guerra e che si era un po' disperso. Ho sentito il primo passaggio di questa canzone, io l'ho sentito proprio qui. Ho sentito anche che mi salutavi affettuosamente, quindi diciamo ti ringrazio, perché ovviamente e inevitabilmente si finisce col parlare della mia patologia, però diciamo nel mondo della musica purtroppo mi sto accorgendo ce ne sono tante di patologie. Ogni mondo ha delle cose che portate allo sfinimento diventano patologie. Certo. Il mio mondo ha l'acufene, ha anche l'ipoacusia, che è estremamente diffusa. Cos'è? È la sordità. Caspita. Che diventa, ad un certo punto, diventa sempre più ingombrante. Non tutti ci accorgiamo che perdiamo delle frequenze alte. Certo. Ce ne accorgiamo quando arriviamo a un punto che ce ne accorgiamo, che le S diventano più F, no? È una cosa che va monitorata ogni anno da una certa età in poi, soprattutto si fa questo mestiere, si ha a che fare con le cuffie, per esempio. Certo. Tausan l'ha detto mille volte, però inevitabilmente nessuno l'ascolta, ma adesso vabbè, la parte under è finita. No, voglio solo sapere se hai imparato a convivere con la cufene, tutto sommato. Sì, per forza, perché la cufene, allora lo dico perché negli anni sono diventato un massimo esperto, ma molti ragazzi che magari ne soffrono me ne parlano, non c'è niente da fare, nel senso che brancolano tutti nel buio. Una delle frasi che si legge di più in internet è che troverà il rimedio all'acufene e vincerà il Nobel. Sì. Perché non si capisce neanche da dove esattamente derivi. Certamente c'è una correlazione molto forte tra l'esposizione ai rumori. Certo. Chiaro. È innegabile. Hai visto quel bellissimo film, non mi ricordo come si chiama, quello che era candidato si chiama Sound of Metal, sono stato male per giorni. Allora, è un bellissimo film, ma è un film che per chi vive queste cose è veramente claustrofobico. Immagino. E la sua bellezza è questa, perché è veramente reale. In tante cose io mi sono immedesimato, tante cose, anche tanti pensieri del ragazzo. Certo. È fatto in maniera magistrale, con questa spietatezza e poi anche il tessuto sonoro aiuta molto a capire. Danno molto la sensazione di come sente uno che non sente. Abbiamo argomento. Hai usato il termine immedesimato nelle note che ci sono arrivate insieme con il disco, che si chiama Exuvia e che abbiamo qua sul banco. Tu dici di esserti immedesimato in due personaggi di film di Fellini. Uno è un film che non è mai uscito e l'altro invece è il protagonista di 8 e mezzo, che è un regista un po' svogliato, no? Esatto, hanno una cosa in comune, che sono spaesati tutti e due. Io sto raccontando più o meno questo, lo spaesamento che si prova ad un certo punto della crescita, dell'età, che io rappresento cinematograficamente, anche se si parla di un disco all'interno di un bosco, che è quello che vedete alle mie spalle, che mi porto sempre dietro, che praticamente rappresenta il perdersi. Fellini ha, secondo me, ad un certo punto si è immedesimato nei suoi personaggi. Guido Anselmi era il regista che non riusciva a fare questo film perché aveva voglia di farlo ma non sapeva in realtà come farlo, era svogliato, dubbioso, girava in questo limbo che era un centro termale, continuamente tirato per la giacchetta dai manovali, dalle maestranze del cinema, eccetera. Va detto che girava per questo centro termale in mezzo a 200 ragazze bellissime. Sì, non so se questo è successo anche a te, io volevo solo. Senti, invece Exuvia è l'animale che perde la pelle. L'Exuvia è la pelle di alcuni insetti, ma anche, per esempio, credo degli scorpioni, insomma, e dei granchi anche. Che contrariamente alla muta, io ho voluto prendere l'Exuvia come esempio di passaggio dal passato alla contemporaneità, perché contrariamente alla muta non si sfalda, rimane lì come un calco preciso di quello che si era, e quindi è una sorta di scultura
vuota, l'anima di quella scultura è andata oltre. È quello che succede quando io rivedo le cose del passato. Io non so se succede anche a voi, perché in ambiti diversi, ma facciamo parte della stessa categoria. Cioè, quando si vedono le cose del passato, a volte le si vede quasi da esterni, non ci si riconosce. Almeno io questa... Ma uno ripensa al passato e dice: ma cazzo, ma io quando facevo Mickey Mix. Esatto, ma c'è anche un pezzo. Ero Bob Dylan in c'è confronto a certe cose che sento adesso. Bravissimo, bravissimo. E questo scusate, è il su pezzo... questo argomento posso dire una cosa? Perché è stata come no, come no, sappiamo tutto. Il campione dei 90, prego, allora, prego. Io sono all'interno, mi permetto di essere come a casa con voi. Certo. E quindi diciamo, parlo. Allora. Purtroppo io mi sono svegliato dopo 3 anni di buio, perché sparisco dalla rete, e quando ritorno faccio un sacco di interviste e vi dico che ormai sono diventate delle partite a scacchi le interviste, perché che è vero, arriva, sono d'accordo con arriva te. Il titolista, e il titolista non è quello che ha redatto l'articolo, molto chiaro, spesso fa un è titolo sempre un altro, certo. È sempre un altro, il titolo spesso in contraddizione con quello che dice l'articolo. Chiaro, però serve per attirare l'attenzione. Questa cosa, diciamo, per... cioè, è un po' difficile da gestire, perché poi toglie naturalità alle cose che una persona dice, perché deve giocare a scacchi. Sono d'accordo. Cosa è successo? Che a un certo punto è venuto fuori un post che metteva insieme due punchline, che sono due rime diciamo sarcastiche, all'interno di due pezzi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, sono state unite in maniera capziosa, portate in una direzione che non c'entra niente. Quindi adesso, visto che sono con voi e visto che proprio con voi nell'ultima volta 3 anni fa quando è stato, ho detto la mia, la ribadisco, fidatemi delle mie parole a voce. Quando io parlo di scena rap giovanile, io non la contesterò mai, cioè nel senso, lo dicevo, lo dico e continuo a dirlo, la guardo sempre con affetto, anche quando si tratta di cose che magari non possono riguardare la mia sfera di interesse. C'è sempre l'attenuante della gioventù, perché A, è un discorso un po' da sfigati, essere anziani e vomitare di ragazzi. Era meglio prima, certo. Dal punto di vista mio sarebbe profondamente ipocrita, visto il mio percorso. Bravo. E poi per quanto riguarda invece il sentirmi superiore ad altri rapper, questo proprio non è mai accaduto. Posso mettere la mano su, io non ho mai nessuna intervista e chiamo, cioè potete arrivare, cioè, come ha fatto Fedez che ha registrato la roba, io non l'ho mai detto. Semmai io soffro, anzi io li stimo, molti ragazzi che fanno rap e lo sanno, loro lo sanno, non c'è bisogno che li nomini. Quando mi piacciono, e sono quasi spesso molto giovani, io li contatto personalmente per spronarli e per fargli complimenti. Poi se volete dopo faccio anche l'elenco, tanto loro sanno che sono. Se teniamo ancora un minuto, lo voglio usare per farti un'ultima domanda. Hai detto prima che abbiamo più o meno lo stesso mondo di riferimento, no? Sì. Così come noi, me in particolare, che ahimè sono 10 anni più vecchio di Nicola, siamo stati dei pionieri nel fare la radio che una volta si chiamava privata e ancora siamo qua. Tu sei un pioniere del rap in Italia. Beh, diciamo sono uno di più anziani in questo Frankie, momento. Sicuramente. Avresti pensato di fare musica in questo modo fino all'età che hai adesso? Assolutamente no, Linus. Ma non perché, in realtà perché come vedete io appaio e scompaio come le luci di Natale, però a distanza galattica, perché in realtà io sono una persona introversa. E quindi, diciamo, per me stare sotto i riflettori è una piccola sofferenza, diciamo, buona, però è una cosa che io faccio solo ed esclusivamente quando esco, quando ho qualcosa da dire. Poi mi eclisso, quindi non, ogni disco che faccio lo penso come se è un'altra opportunità, ma non so se ne farò un altro. Dai. E in ogni caso passano 3 o 4 anni fra uno e l'altro. Esatto, quello nuovo è appena uscito e si intitola Exuvia, e da questo ascoltiamo la scelta. Era Caparezza su Radio DJ. Ciao Michele. Ciao. Grazie, ciao. 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 Ciao, 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 ciao.